Asia Argento e il selfie con Courtney Love alla sfilata di ISO. Dopo lo scandaloso nudo dei giorni scorsi, Asia Argento pubblica un altro selfie che infiamma la rete, protagonista, insieme alla bella e audace figlia di Dario Argento, è Courtney Love, vedova di Kurt Cobain. Due provocatrici alla sfilata di Yves Saint Laurent. La foto è stata scattata a Parigi, dove entrambe le donne si trovano per partecipare alla sfilata della Paris Fashion Week. Ospiti del front row di Yves Saint Laurent, insieme ad altri VIP come Lenny Kravitz, Charlotte Casiraghi, Catherine Deneuve, Naomi Campbell e Frances Ben Cobain, la figlia che Courtney Love ha avuto dal leader dei Nirvana scomparso 23 anni fa. La didascalia Your Vives Le Tue Mogli, è rivolta al fashion director Panos Iapanis, taggato insieme alla Love nel post su Instagram. Asia e Courtney sono amiche da molti anni, accomunate dal temperamento ribelle e da una vita sopra le righe. Entrambe amanti delle provocazioni, nello scatto su social sembrano aver messo da parte la trasgressione e sorridono luminose all'obiettivo. Il post raggiunge in poche ore oltre 11.000 like e quasi 350 commenti, soprattutto da parte dei fan che Asia ha in tutto il mondo. Tra i like spunta anche quello di @blue.lu, il nick di Anna Luca Stolli, la figlia sedicenne che Asia ha avuto dal cantante Morgan, frontman dei Blue Vertigo, che all'anagrafe è Marco Castoldi. Frances Ben Cobain, invece, la figlia 25enne di Courtney Love e del cantante dei Nirvana, era con la madre alla sfilata di Saint Laurent. Dopo un periodo di incomprensione iniziale, le due donne ora hanno un buon rapporto. Quando Kurt decise di togliersi la vita, il 5 aprile del 1994, Frances aveva solo 20 mesi e per lei non è stato facile riappropriarsi della propria vita, nel momento in cui il mondo piangeva la scomparsa del leader grunge e lei si trovava a crescere senza un padre. La conquista della serenità per Asia. Asia Argento è oggi una donna serena accanto allo chef Anthony Bourdain, scrittore newyorkese di libri di ricette. Nonostante la differenza di età, Asia ha appena compiuto 42 anni mentre il compagno ne ha 61, tra i due sembra esserci un'intesa perfetta. Dagli scatti pubblicati sui social e dalle inequivocabili didascalie, insieme a te sto bene sembra davvero che sia arrivata la tanto agognata serenità per la figlia del re del horror Dario Argento. Dopo una relazione tormentata con Marco Morgan Castaldi, con la nascita della primogenita Anna Lu e un matrimonio con il regista Michele Civetta, durato 5 anni e che l'ha resa madre per la seconda volta, di Nicola Giovanni, 9 anni, sembrava non ci fosse più pace nella vita sentimentale di Asia. Anche perché gli ex dell'attrice non si prodigano molto per i figli, tanto che è arrivata a definirsi una madre sola, con i padri che non aiutano, non parlo di soldi ma di presenza. Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità. Ma adesso, con Anthony, la musica sembra cambiata totalmente, almeno a sentire l'attrice, finalmente un uomo, non un pappamolle.